domato l'incendio scoppiato vicino alla Complanare da Senigallia. Paura per alcune abitazioni interessate dalle fiamme, vigili del fuoco impegnati anche a Camerino. Le piogge previste in giornata nella nostra regione non ci sono state. Lieve calo delle temperature, ma resta grave il problema della siccità. Rischio vigneti e oliviti. Ecco in anteprima Dante, che tiene una siringa in mano contenente uno strano vaccino. È il carro del debutto nella prima categoria di Mauro Chiappa. Non si placano le polemiche sul mancato ripescaggio dell'Alma Juventus Fano nella Lega Pro di Calcio. Parla l'ingegnere che ha curato la perizia sull'impianto di illuminazione per conto della società Granata. Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo appuntamento con l'informazione che si apre questa sera con l'incendio che è divampato ieri a Senigallia. Ieri sera tanta paura per molte persone, molti residenti che sono stati costretti a chiudere le finestre e molti sono scesi anche in strada. Alcuni condomini hanno addirittura attaccato gli idranti e aiutato i pompieri con i tubi dell'acqua. Simona Zonghetti. Vedevo un gran fumo, ma qui è successo, ma una puzza, io per fortuna c'avevo le finestre chiuse e l'ho visto da dentro, non è, ho aperto un attimo, un fumo che metteva paura. Un'enorme palla di fuoco, una pioggia di lapilli e le fiamme che si avvicinavano alle case. Paura ieri sera in via Cellini a Senigallia, dove intorno alle 20:30 è divampato un grosso incendio. Ad andare a fuoco sono state le sterpaglie e altra vegetazione in un terreno poco distante dalla ditta Omas e dallo svincolo della Complanare. Diverse le foto e i videomateriali girati dai cittadini usciti dalle abitazioni. Come vede è arrivato vicino alle abitazioni. E siete scesi in strada? Sì, per forza. Poteva andare peggio? Penso di sì, perché il vento che c'era era molto pericoloso. È stato brutto. Sul posto sono intervenute tre squadre dei pompieri che con non poche difficoltà sono riuscite a spegnere l'incendio e mettere l'area in sicurezza. Grande spavento anche per alcuni frammenti infuocati lanciati dal rogo verso i condomini di fronte. Alcuni residenti sono intervenuti con gli estintori, altri hanno attaccato gli idranti per difendere i giardini, le auto in sosta vicino alla strada, ma soprattutto gli appartamenti di alcuni palazzi. Una signora sotto shock è stata soccorsa dai sanitari del 118. Non ho visto niente perché c'ho il balcone dalla parte opposta, però arrivavano tutte le fiammelle, per cui spegnere subito, chiudere tutto, perché c'era paura che insomma prendevano anche le tende, le zanzariere, queste cose così. Ma anche il fumo, immagino. Il fumo, guarda, tutte le fiammelle dappertutto. Anche lei ieri si è adoperato per aiutare i pompieri? Sì. Ecco, cosa ha fatto? Ha aiutato a mettere acqua dopo pompieri, quelle piccole macchine arrivate, finita acqua, dare acqua di là, caricare acqua su macchina. È così. Ecco, lei ha provato a spegnere l'incendio con il tubo? Sì. Erano alte le fiamme? Quasi 40 metri, si vedevano così, che però pompieri venuti per me a tardi. Ero su in cima, sul terrazzo, vedevo una roba incredibile. Ho chiamato due volte i vigili. Io abito lì, noi abbiamo tutto il parco qua con tutte le piante. Dopo per fortuna che c'era il giardiniere che con l'acqua dava l'acqua alle piante, ma è stata una cosa non bella, non piacevole. La cenere dappertutto, io che abito all'ultimo piano, la cenere è arrivata anche, non come tizzoni, ma c'erano le polverine rosse, proprio di fuoco, sì, addirittura qua gli hanno bruciato la tenda esterna. Io l'ho tirato su tutte, però dopo ci hanno detto di chiudere tutte le finestre, perché erano... Comunque non è stato piacevole. La paura mia è che arrivavano qua sotto, capito? Perché un attimo. Ha ricevuto anche lei la comunicazione del comune? Sì, è arrivata attraverso, per quello che mi riguarda, un'email dove si consigliava di stare in casa e tenere le finestre chiuse, onde evitare di respirare il fumo che arrivava. E di fumo ce n'era tanto. Lei è rimasto all'interno dell'abitazione?
Sono sceso per vedere, però dopo sono ritornato su e sono rimasto in abitazione. Dopo aver spento il rogo sono proseguite le operazioni di bonifica della zona bruciata. Le indagini sono affidate al commissariato di Senigallia e questa mattina i poliziotti attendevano l'esito dell'accertamento tecnico eseguito dai vigili del fuoco. Al momento rimane aperta ogni pista, non si esclude l'ipotesi dolosa. Lei abita qua? Sì, io abito qua. Ieri ha visto l'incendio? Sì, ho visto tutto l'incendio, avevo fatto anche un po' di video, sarebbe così. Comunque abbiamo visto tutta questa starpaglia. Ma... Lì c'era tanta gente. E... C'era la preoccupazione che si potesse allargare? Sì, sinceramente avevo preoccupata che arrivava verso la strada. E quindi ci sono anche i bambini, qua c'è tutta la gente che hanno anche i bambini piccoli. Quindi la preoccupazione ce n'era tanta. Sinceramente mi è venuta da piangere perché vedere tutta questa svampata di fuoco, anche i chioppi, perché facevano i chioppi, quello sicuramente qualcuno l'ha incendiato, perché se una sigaretta basta una la incendia subito, quindi, però la preoccupazione c'era, io sinceramente non ci ho dormito per niente. E un ringraziamento per il lavoro svolto dai vigili del fuoco è arrivato dal vice sindaco di Senigallia, Riccardo Pizzi. Vice sindaco, ieri vi siete sin da subito adoperati anche per consigliare alla popolazione, ad esempio, di tenere chiuse le finestre. Assolutamente sì, ne approfitto per ringraziare tutto il sistema di protezione civile, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Ed anche la cittadinanza per la collaborazione che hanno dimostrato in questa occasione di emergenza. Si è resa necessaria proprio per il fumo sprigionatosi dalle fiamme, invitare la popolazione a limitrofa soprattutto a tenere chiuse le finestre per evitare che il fumo appunto invadesse gli ambienti domestici. In poche ore però poi la situazione è tornata alla normalità. Esattamente, ringraziando anche la situazione climatica, che i venti erano un po' cambiati e soprattutto l'ottimo lavoro svolto dalle numerose squadre di vigili del fuoco intervenute sul posto hanno consentito di delimitare l'area interessata dalle fiamme e circoscrivere l'incendio e poi spegnerlo definitivamente. Tanti cittadini che poi si sono adoperati. Altrettanto vero, e per questo che il plauso va anche alla cittadinanza, sia per l'avviso tempestivo ai mezzi di soccorso, ma soprattutto anche perché si sono adoperati fattivamente per collaborare con i vigili del fuoco. Io mi ricordo un signore che bagnava il terreno a ridosso della carreggiata e è stato encomiabile. È un incendio divampato la notte scorsa anche a Camerino, in provincia di Macerata. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, l'elicottero della regione, un Canadair e sei squadre di volontari messi a disposizione dalla Protezione Civile delle Marche. Oggi sono proseguite le operazioni di spegnimento e di bonifica. Il rogo si è propagato in un'area molto estesa che va dalla frazione di Morro fino a Muccia e Serravalle di Chienti. Secondo le prime stime sono andati in fiamme circa 30 ettari di terreno. E il caldo torrido e la siccità, la mancanza di acqua, di precipitazioni, oggi erano attese ma in realtà non si sono viste, stanno mettendo in difficoltà le tante aziende agricole nella provincia di Pesaro Urbino con danni alle coltivazioni e nei campi. Vediamo la situazione nel servizio di Filippo Pucci. Il caldo di questi mesi sta mettendo a dura prova uno dei settori più importanti, quello agricolo. Non è difficile trovare nei vasti campi della provincia di Pesaro e Urbino spaccature di grande entità e terre aride. L'assenza di piogge ha messo a dura prova i raccolti con perdite importanti. Stessa situazione anche nelle stalle. Le colture danneggiate, è chiaro che sono le colture arboree come Gran Turco o girasoli che purtroppo dovrebbero essere raccolti adesso, ma purtroppo avremo delle rese bassissime. Ma i danni ingenti sono anche negli allevamenti, perché di fatto gli allevamenti di produzione di latte, quindi allevamenti bovini da latte o da carne, con lo stress delle alte temperature c'è un calo di produzione incredibile anche da parte degli ovini, quindi poco latte, ma in più è chiaro che c'è carenza d'acqua anche per gli allevamenti, perché di fatto nelle zone interne c'è difficoltà e si sta facendo arrivare l'acqua con delle cisterne anche nelle stalle, quindi con costi decisamente raddoppiati. A fare i conti ora con il gran caldo sono i vigneti. Mentre le aziende agricole si prestano a raccogliere i primi grappoli, gli enologi hanno stimato che una primavera senza precipitazioni come quella dei mesi scorsi non si registrava da almeno 60 anni.
Per i vigneti grandi problemi di siccità, perché adesso stiamo raccogliendo le basi spumanti, però è chiaro che dal punto di vista generale della qualità, quando c'è equilibrio per la pianta è chiaro che c'è più qualità. Secondo Tommaso Di Sante di Coldiretti Pesaro Urbino, servono subito degli invasi d'acqua per arginare la situazione di emergenza o richieste alle assicurazioni. È chiaro che con i fondi del Recovery Plan possiamo cercare di cambiare l'agricoltura territoriale e quindi creare piccoli invasi che non deturpino l'ambiente per catturare l'acqua quando ci sono le forti alluvioni. Possiamo catturare quest'acqua e poi riutilizzarla nei periodi di siccità. Altro tema è quello dell'assicurazione. Di fatto con fondi nazionali c'è la possibilità, con i consorzi di difesa Marche, di aiutare le aziende con dei finanziamenti che nei momenti di danno sopperiscono, quindi con formule di garanzia, sopperiscono ai danni che le aziende subiscono. È chiaro però che anche la burocrazia qui va velocizzata, perché se l'azienda deve tirare fuori il 100% del contributo assicurativo per poi avere quei fondi statali che sono anche fondi comunitari, dopo un paio d'anni, parliamo del 50-60%, è chiaro che le aziende vengono a mancare con queste formule assicurative, perché di fatto questi costi sono decisamente alti. Adesso il consueto aggiornamento sul coronavirus. Intanto guardiamo il cartello con i positivi. Allora, 101 nelle ultime 24 ore, 35 ad Ancona, 18 a Ascoli Piceno, 13 a Fermo, 12 a Pesaro Urbino, 12 a Macerata e 11 fuori regione. Negli ospedali sono leggermente in aumento anche i ricoveri, c'è un paziente in più in terapia intensiva e due in più in quella semi-intensiva. Oggi, anche oggi, non si registrano vittime legate al coronavirus. E adesso rimaniamo ad Ancona, invece, dove lungo la statale 76 della Valdesino sono state levate 15 contravvenzioni per eccesso di velocità. Addirittura un automobilista è stato immortalato dall'autovelox mentre lanciava la sua auto a 150 km all'ora, mentre il limite era 60 km più basso. E quindi di fatto, come evidenzia la polizia stradale, aveva scambiato la strada per un autodromo. Al conducente verrà applicata una sanzione di 845 euro, salvo il raddoppio nel caso di pagamento dopo 60 giorni, e la sospensione della patente da 6 mesi ad un anno, oltre alla decurtazione di 10 punti. Gli altri veicoli multati invece hanno totalizzato in media una velocità dai 130 km in su. E torniamo a parlare invece adesso dell'Alma Juventus Fano, la squadra di calcio della città di Fano, che, come ben sapete, è stata esclusa dalla Serie C, dalla Lega Pro, e quindi militerà il prossimo campionato in Serie D. Ora, oggi interviene qui nel nostro telegiornale un ingegnere pugliese con documenti e foto per denunciare una grave disparità di trattamento rispetto alla squadra dell'Andria, che invece è stata ripescata. Dalle torri faro ai seggiolini, dalla Fideiussione alla barriera in plexiglass rotta e pericolosa, la Fide Alessandria non ha lo stadio in regola per poter disputare un campionato di Serie C. Ne ha convinto l'ingegnere pugliese Domenico Lapolla, che dopo aver eseguito 3 sopralluoghi tra luglio e agosto nell'impianto sportivo degli Ulivi in Puglia, ritiene ingiusta l'esclusione dell'Alma Juventus Fano. Lei è stato incaricato da qualcuno per eseguire degli accertamenti? No, come codice deontologico e professionale, come ingegnere, noi siamo tenuti a segnalare le situazioni di criticità e di incolumità pubblica agli enti competenti. In base alle verifiche che lei ha fatto ad Andria, quali sono le problematiche emerse? Innanzitutto le torri faro, che invece di avere 800 lux, ne hanno 300-400 lux. I seggiolini rotti, e che rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità per gli spettatori, cavi elettrici sospesi nel vuoto che sono presenti dalle torri faro dalla tribuna alla tettoia della tribuna, e un grosso lastrone in pietra che dal portale monumentale della tribuna della M di Mussolini, perché è uno stadio costruito durante il fascismo, che si è staccato ed è lì a terra dal 27 maggio scorso. Per quanto riguarda le torri faro e i seggiolini a Fano, lei è a conoscenza della situazione?
Sì, me l'ha confermato sia il sindaco sia il vice sindaco di Fano, i quali mi hanno confermato che le torri faro hanno una potenza di 1000 lux. I seggiolini nel settore ospiti erano stati comprati, quindi hanno mostrato la fattura e montati però il 31 luglio. Ad Andria invece i seggiolini nel settore ospiti non ci sono mai stati e non ci sono, anzi in quel settore ci sono le erbacce. Delle tante anomalie e irregolarità dello stadio di Andria, ha proseguito la Polla, ho avvisato il presidente della società Granata, Alessandro Maria Russo, il 2 agosto scorso e quindi prima che il Fano venisse estromesso dalla graduatoria per i ripescaggi. L'ingegnere, infatti, aveva inviato tutta la documentazione della perizia che qualche giorno prima aveva inoltrato anche al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e a quello della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Il 4 agosto, poi, ne era stato avvisato il sindaco Massimo Seri. C'è stata una discussione anche per quanto riguarda la fideiussione. Che cosa è successo? In seguito a questa mia segnalazione, il Fano si è incuriosito e ha chiesto l'accesso agli atti in federazione, l'accesso agli atti dell'Andria, per verificare se la mia PEC era stata inserita, fosse stata inserita lì. Non solo dall'accesso agli atti non risulta inserita la mia segnalazione per PEC, ma hanno verificato che la fideiussione di 350.000 euro, il cui termine perentorio doveva essere il 19 luglio, mentre a Fano hanno contestato che era arrivata la fotocopia invece dell'originale. Addirittura ad Andria hanno dato il permesso con una nota integrativa, di integrarla il 27 luglio. Dal 19 luglio al 27 luglio, quindi con 8 giorni di ritardo. Qua si vede la disparità di trattamento che c'è stato fra Andria e il Fano. E adesso che cosa succederà? So che dopo che è stato perso il ricorso al collegio di garanzia di Alconi, il Fano in queste ore deve ricorrere al TAR del Lazio, che è l'ultima spiaggia, per far valere i propri diritti, perché è gravissimo quello che è accaduto. Però potrebbe utilizzare anche questa documentazione a questo punto che lei ha prodotto. Sì, sia la fideiussione in ritardo e sia la mia PEC con allegate tante fotografie che mettevano in evidenza la mancanza dei requisiti infrastrutturali che ha lo stadio di Andria. E continua il nostro viaggio alla scoperta dei carri allegorici presenti al prossimo Carnevale di Fano, Carnevale estivo, ovviamente in programma negli ultimi fine settimana di agosto. Questa sera vi mostriamo l'opera realizzata da Mauro Chiappa. Il tema di Dante ha fatto studiare e sudare tanto i maestri carristi nella realizzazione delle loro opere, tra cui Mauro Chiappa, al debutto nel suo primo carro di prima categoria. Nasce infatti Fosforil, ovvero il titolo dell'opera. Il carrista ha realizzato Dante con in mano una siringa carica di un vaccino particolare, ma a spiegarci nel dettaglio il significato è lo stesso Chiappa. Il titolo è Fosforil, che è una citazione ad Amarcord di Federico Fellini, dove compare una figura di Dante che distribuisce questo fosforil dell'intelligenza. Io ho pensato di mettere Dante Alighieri, che è una figura si presume molto intelligente della storia italiana, dotato di vaccino, perché questo fosforil l'ho trasformato in un vaccino, visto che siamo in piena vaccinazione collettiva. Dante Alighieri è stato anche un politico importante italiano ed è stato esiliato. In questo caso il ribaltamento è che Dante cerca di vaccinare con il vaccino dell'intelligenza la classe politica italiana. Il carro, diviso in più parti, vede nella parte posteriore la realizzazione di un grande murales. Comunque sono due ragazzi che realizzano murales, studenti dell'ISIA di Urbino. Uno è Vincenzo Chiappa, l'altro si chiama Filippo Toscani, viene da Parma. E hanno realizzato un murales, a mio parere, molto, molto bello e interessante, dove anche lì l'allegoria, realizzata con uno stile naturalmente diverso dal mio, parla esattamente della stessa cosa. Nel carro poi ho cercato anche di unire i due stili, il mio e quello dei due ragazzi, cercando di amalgamare il tutto e regalarvi qualcosa di interessante.
Il programma completo del Carnevale estivo a Fano, in calendario il 21 e il 22 agosto in zona Sassonia, il 28 e il 29 agosto in centro storico, è possibile scaricarlo sul sito carnevaledifano.com. Ed è stata inaugurata a Baia Flaminia, a Pesaro, una caletta per la riabilitazione delle tartarughe marine. Si tratta di un progetto avviato 2 anni fa dopo la spettacolare schiusa delle uova deposte dalla tartaruga Luciana e il rilascio di 32 tartarughine nella spiaggia del Lido Pavarotti. La caletta di 180 metri è stata realizzata nel tratto di mare antistante la spiaggia che lambisce il San Bartolo. E adesso facciamo gli auguri invece a Gian Piero Conti e Luigina Righi, che sabato scorso hanno raggiunto il bel traguardo dei 50 anni di matrimonio. Nozze d'oro dunque per questa coppia residente a Fossombrone. Ed è tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. L'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.